Rom incinta scippa turista in centro città. La polizia se ne accorge e restituisce la refurtiva alla derubata. La chirurgia generale della Spezia sale in cattedra. Al Sant'Andrea un master nazionale. Mila Mastro 5, oggi l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di San Giovanni a Migliarina. Festival della Mente, una lezione inaugurale di Amalia Ercoli Finzi, apre la Tre Giorni. Spezia le Aquile pronte al debutto tra le mura del Picco. Domani arriva il Crotone. E a tutti buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione del TLS Giornale. In apertura la cronaca, una donna di etnia rom in avanzato stato di gravidanza ieri mattina ha scippato una giovane turista. La borseggiatrice ha approfittato di un attimo di disattenzione della turista che aveva prelevato dei contanti ad un bancomat per sottrarle il portafoglio. Una vettura della polizia ferroviaria che stava transitando in quel punto si è accorta dell'accaduto ed ha subito fermato l'autrice del furto, che è stata denunciata in stato di libertà, provvedendo a riconsegnare la refurtiva alla derubata. E rimaniamo in argomento cronaca perché i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Sarzana hanno arrestato un trafficante di nazionalità marocchina trovato in possesso di oltre un etto di cocaina, di elevata purezza che una volta tagliata e immessa sul mercato avrebbe fruttato fino a 20.000 euro. Durante la successiva perquisizione domiciliare presso la sua abitazione alla Spezia sono stati rinvenuti altri 2 grammi di cocaina, custodita dalla convivente 38enne che si trovava in sua compagnia, e quasi 1.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato trasportato al carcere cittadino ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre la donna è stata denunciata a piede libero, dovendo rispondere di concorso in detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. E ancora cronaca perché i vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia sono intervenuti nella mattinata odierna nel comune di Rio Maggiore per soccorrere un 60enne colto da malore. Data l'impervietà della zona, il personale sanitario ha chiesto il supporto dei vigili del fuoco, che grazie alle sessioni di addestramento all'uso dei trenini a cremagliera per il trasporto di infortunati programmato in collaborazione con il Parco delle Cinque Terre, hanno stabilizzato l'uomo su una speciale barella da sentiero che è stata poi assicurata usando tecniche di derivazione alpinistica al trenino normalmente utilizzato in agricoltura. L'anziano è stato così celermente trasportato fin sulla strada litoranea, dove l'ambulanza era in attesa per trasferirlo all'ospedale Spezzino. L'intervento è durato circa 2 ore in collaborazione con il personale della Croce Rossa Italiana. Ed è iniziato oggi il Festival della Mente, il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee. Proprio oggi, 30 agosto, prende il via l'iniziativa che durerà fino al 1 settembre. Un centinaio di ospiti italiani e internazionali in 3 giornate indagheranno i cambiamenti, il fermento creativo e le speranze della società. Il tema di questa edizione è quello del futuro. Vediamo il servizio di Laura Ivani e Davide Morina. Parte qui da Piazza Matteotti a Sarzana la 16ª edizione del Festival della Mente. Il tema di questa edizione è il futuro. E chi meglio poteva interpretare questo tema che la professoressa Amalia Ercoli Finzi, che ha tenuto la lezione magistrale sull'esplorazione spaziale oggi, domani e dopodomani. È chiaro che la gente parla ogni tanto e quindi qualcuno mette in discussione l'uomo sulla Luna, glielo lasciamo fare. Noi sulla Luna ci siamo andati, quindi non c'è problema. Il problema è che in questo momento è difficile parlare di spazio per i tanti problemi che ha la nostra società, e quindi non solo per la credibilità di quello che si sta facendo, ma perché ci sono tante esigenze, e siccome lo spazio i suoi soldi li chiede per poter fare le cose, sembra di portarli via ad altre attività. Non è vero. Lo spazio in realtà ci dà la possibilità di vivere il futuro in un modo migliore, solo che il futuro di domani lo stiamo preparando adesso. Il Festival della Mente è un appuntamento a cura della Fondazione Cari Spezia, la prima edizione con la presidenza Ceroni. La Fondazione ha molto a cuore i bisogni della nostra comunità. È importante confrontarci con loro, è importante parlare con loro, e per la Fondazione è assolutamente essenziale riuscire a interpretare questi bisogni per poter poi rispondere al meglio, soprattutto per salvare.
riguardare le categorie più fragili. Per questa 16ª edizione il Festival dell'Ambiente si interroga sul concetto di futuro, in particolare ci interroghiamo tutti come possiamo diventare inventori del futuro, come possiamo costruire un futuro che ci piace, più giusto, più umano, più bello. Io credo che bisogna proprio partire dalle parole dei relatori e l'augurio è che attraverso le parole, le voci dei relatori che sono sempre molteplici ed eterogenee, riusciamo a chiamare le cose col loro nome, vale a dire a trovare le parole giuste per decifrare la realtà e il mondo che ci circonda. L'avvio della Tre Giorni con l'inaugurazione qui in Piazza Matteotti, con i consueti saluti istituzionali a cui non è mancata la presenza del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. È particolarmente bello che una città viva e animi la sua estate, quindi anche con un'offerta turistica, una valorizzazione del territorio proprio a partire dalla intelligenza, dalla capacità di confronto, di conoscenza, dalla voglia di sapere delle persone. È una cosa che accade da tempo a Sarzana, come ogni anno attira molte persone, questo dà fiducia nel fatto che l'Italia è piena di gente che vuole crescere, che vuole imparare, che vuole conoscere e aiuta anche il nostro territorio. Un Festival dell'Ambiente che ha un futuro a Sarzana. Ha un futuro così come abbiamo un futuro tutti noi, in un'epoca difficile in cui i sentimenti prevalenti sono forse quelli della sfiducia e del pessimismo, da Sarzana col Festival dell'Ambiente lanciamo un messaggio ai sarzanesi e a tutta Italia. È possibile un futuro migliore. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, come avete visto presente all'inaugurazione del Festival dell'Ambiente, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni in merito alla complessa situazione politica che il nostro paese sta vivendo. Giovanni Toti, che è uno dei grandi azionisti del centrodestra. Sempre Laura Ivani. A proposito di futuro, alla luce di quello che sta accadendo a Roma in queste ore, qual è il futuro dell'Italia, qual è il futuro anche del centrodestra? Ci vorrebbe la sfera di cristallo per sapere il futuro del nostro paese. Ogni giorno il barometro dei rapporti tra PD e 5 Stelle, da sempre burrascosi, segna una temperatura e una pressione atmosferica diversa. Dopodiché io credo che, siccome il collante delle poltrone sia molto importante, nasce un governo che è certamente costituzionalmente legittimo ma sostanzialmente ingiusto, perché vede insieme i grandi sconfitti delle ultime tornate elettorali prendere la maggioranza in un Parlamento che è nato male e continua peggio, anche per una vecchia legge elettorale che non ha saputo dare una maggioranza a questo Paese. Il nostro compito oggi è veder nascere questo governo, fare una seria opposizione dove la si deve fare, in Parlamento come nelle piazze, senza sconti ma senza neppure strumentalizzazioni, e dall'altra parte lavorare per ricostruire in questo Paese davvero un sogno, perché questo Paese sta vivendo di compromessi a ribasso da troppo tempo, quindi il centrodestra oggi ha il compito di individuare ricette, costruire una nuova coalizione, mettere insieme tutte le idee, le culture, le proposte che ci sono, alcune facce nuove, magari un po' di sigle nuove, e costruire qualche cosa che dia prospettiva a un paese che oggi non ce l'ha. La priorità è che il paese non si fermi, anche dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista dell'economia. La priorità è che il Paese torni a crescere. Quest'anno siamo allo zero, l'anno prossimo cresceremo alcuni decimali in un continente che cresce pochissimo, in un mondo sempre più complicato. In questo Paese c'è bisogno di ricchezza, c'è bisogno di occupazione, c'è bisogno di investimenti per disegnare il futuro, a partire dalle grandi opere, ma non solo, la ricerca, l'istruzione, la formazione professionale, tutte cose che abbiamo trascurato per troppo tempo per una politica gridata. Oggi abbiamo bisogno di mettere la testa su questo, magari è meno affascinante, porta qualche meno like su Facebook, ma c'è bisogno di questo perché l'Italia torni ad essere quella grande potenza economica e industriale che è. E rimaniamo in argomento politica, perché non si placano le polemiche attorno al post pubblicato e poi rimosso dal capogruppo della Lega Sarzana Emilio Jacopi, dopo che il Presidente della Repubblica Mattarella aveva deciso di dare l'incarico a Conte per formare un nuovo governo. Il post conteneva la foto del Capo dello Stato accostata alla scritta «Traditore della Patria». Ci spiega tutto Jacopo Cidale.
Il nuovo governo Conte è al centro del dibattito politico sarzanese dopo le polemiche delle ultime ore legate a un post del capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Emilio Jacopi, che ha pubblicato su Facebook una foto del Presidente della Repubblica Mattarella e sopra la scritta «Traditore della Patria». Il politico sarzanese ha così dimostrato il suo dissenso per la decisione del capo dello Stato di aver dato una possibilità ad un governo Conte bis, invece di far tornare gli italiani alle urne. Jacopi, dopo poche ore, ha rimosso il post, ma ormai la frittata era fatta e sono arrivate le prime reazioni, a cominciare dal capogruppo della lista Toti di Sarzana, Luca Ponzanelli, che, sempre sui social, ha sottolineato come sia da censurare ogni vilipendio al Presidente della Repubblica, che ha pienamente agito nelle sue prerogative. Critica anche da Paolo Mione della lista Sarzana per Sarzana e Beatrice Casini del PD, che evidenziano la gravità del post di Jacopi. A difesa del consigliere tutto il gruppo della Lega Nord, che invece critica la decisione di Mattarella. Interviene nel dibattito anche il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli. La polemica politica rispetti sempre le istituzioni, a partire dal Presidente della Repubblica, anche in momenti di particolare aspro dibattito nazionale, come quello attuale. La responsabilità delle dichiarazioni di ogni consigliere, conclude il sindaco, è e resta in ogni caso personale. La questione del post di Jacopi, che di mestiere fa il carabiniere, arriva a interessare anche la politica nazionale, con il segretario di Rifondazione Acerbo che chiede il licenziamento. La chirurgia della Spezia, eccellenza nazionale. Infatti la chirurgia della Spezia, diretta dal dottor Stefano Berti, è stata selezionata quale tutoring in chirurgia laparoscopica per la terza edizione del Master Internazionale di secondo livello di chirurgia oncologica dell'apparato digerente, coordinato dal professor Maurizio De Giuli dell'Università di Torino. Il Master si è svolto all'ospedale Sant'Andrea della Spezia nelle giornate dal 27 al 29 agosto, con lezioni teoriche e pratiche. Un master del saper fare dove teoria e pratica si fondono, dove chi sa opera e spiega aprendo le porte della laparoscopia a chi si vuole specializzare in questo campo. La chirurgia del Sant'Andrea è stata così riconosciuta a livello regionale e nazionale. E si sono svolti questa mattina nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Migliarina i funerali di Mina Mastrocinque, una figura molto apprezzata in città per il suo instancabile servizio alla comunità cristiana. Italo Lunghi. Ad attendere Mina questa mattina nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista una comunità composta da persone che l'hanno conosciuta, da persone che lei ha saputo aiutare con amore e discrezione, da altre che con lei hanno vissuto una storia straordinaria di altruismo, di gratuità e di dedizione agli altri. Sulla bara solo il Vangelo aperto, quelle pagine alle quali ha fatto riferimento nelle diverse fasi della sua intensa e laboriosa vita terrena. Le esequie presiedute da Don Franco Martini, che con Mina ha condiviso un lungo percorso di carità, concelebrate dal parroco Don Carlo Brizzi e da altri sacerdoti diocesani che ne hanno apprezzato le profonde doti umane, cristianamente ispirate, presenti anche gli ex colleghi della Polizia di Stato, agenti e dirigenti che hanno voluto stringersi alla famiglia nel momento del distacco, momento che però, come lei aveva desiderato ed espresso, non è stato triste ma gioioso, a sottolineare la certezza di una nuova vita nella luce del Signore. Così ne ha parlato Don Franco nell'omelia. Io sono andato a trovarla quando era ancora qui a Spezia, in ospedale, e mi disse, ma lo sai, no? Che io posso solo peggiorare, no? È irreversibile la mia salute. Ma me l'ha detto con una serenità tale che io mi domando perché la Mina aveva questa serenità. E ancora? Ha avuto anche dei riconoscimenti. La diocesi gli ha dato il premio della bontà, l'amministrazione comunale gli ha dato un riconoscimento, ma forse i suoi riconoscimenti erano nei dialoghi che faceva con le persone che incontrava. Mi ricordo che all'inizio mi parlava sempre del centro di ascolto. Diceva, io sono cambiato un po', perché prima mandavo anche le persone in carcere, ora se posso le tiro fuori tutti dal carcere, aiutandole a stare fuori dal carcere.
Le consorelle della Faces l'hanno ricordata nella preghiera dei fedeli. Ha abbracciato con fede ed entusiasmo l'ideale della consacrazione secolare e l'ha vissuto con esemplare fedeltà e impegno. La sua presenza attiva, generosa e gioiosa testimoniava la fede e la carità del suo animo ed era per tutti invito ad una donazione sempre più vera. Così invece il commosso ricordo della comunità parrocchiale. Poche parole di ringraziamento a te dovuto per l'immenso lavoro svolto per la parrocchia, perché aveva bisogno di aiuto, perché aveva bisogno di sostegno e anche solo perché aveva bisogno di un consiglio o di una parola. Tutta la tua vita è stata una testimonianza di amore verso il prossimo e di grande fede verso Dio, al quale ti sei sempre affidata e a cui ultimamente hai chiesto di aprire le sue braccia per accoglierti. E quello degli amici del centro di ascolto. Ha iniziato con noi l'avventura 32 anni fa del centro di ascolto e ci ha tenuti per mano quando noi iniziavamo inesperti, giovani, e ci rifacevamo continuamente a lei, che ci aiutava, ci consigliava, era con noi in ogni momento. Dopo la celebrazione, la tumulazione nel cimitero urbano dei Boschetti. E come ogni fine agosto, il borgo di Porto Venere ospita la manifestazione Minaccia Bel Tempo. Domani, a partire dalle 18, gli angoli più suggestivi del paese si animeranno di musica, esibizioni sportive e giochi per i bambini. A concludere la serata uno scintillante spettacolo di fuochi di artificio. E come ogni venerdì torna al consueto appuntamento con Mare Sicuro, la rubrica curata dalla Capitaneria di Porto della Spezia, che ci darà preziosi consigli per passare il fine settimana in tutta sicurezza. Le immagini sono di Davide Morina. Bentornati al consueto appuntamento con Mare Sicuro, la trasmissione televisiva in collaborazione con la Guardia Costiera della Spezia, dedicata alla sicurezza di diportisti, bagnanti e di tutti gli amanti del mare. Cominciamo parlando delle manifestazioni che si svolgeranno in mare durante questo fine settimana. Sabato 31 agosto alle ore 23 nel canale di Porto Venere si svolgerà uno spettacolo pirotecnico. Pertanto dalle 18 a mezzanotte è fatto obbligo a tutte le unità navali di mantenersi ad una distanza di 100 metri dai galleggianti con i fuochi. In tale area è interdetta la navigazione, lo stazionamento, la pesca, nonché qualsiasi altra attività marittima, anche subacquea, estranea all'evento. Domenica 1 settembre la US Tellaro Borgata Marinara Battistelli ha organizzato una gara di nuoto non competitiva nello specchio acqueo compreso tra Tellaro e Fiascherino nel comune di Lerici. Pertanto dalle 10.30 alle 13 è vietata la navigazione, la sosta, la pesca, nonché qualsiasi attività marittima, sia di superficie che subacquea, estranea alla gara. Passiamo al bollettino del mare, che si può ascoltare sul canale 68 del VHF. Nel Mar Ligure sono previsti venti deboli dai quadranti settentrionali, con mare poco mosso. Ed ora passiamo la parola al guardiamarina Federico Zapparata, che risponderà ad alcune domande. Oggi siamo con il signor Simone per rispondere alle sue domande e curiosità. Sento spesso parlare dell'area marina protetta delle Cinque Terre, dell'area di tutela marina di Porto Venere. Ma cos'è nello specifico un'area marina protetta? Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, date dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche e biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marina e costiera, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Un'area protetta ha lo scopo di conservare attivamente la biodiversità marina a tutti i livelli di organizzazione della materia vivente, dal corredo genetico agli ecosistemi. Quali sono le forme di tutela delle aree marine protette? Le aree marine protette sono divise in zone in base al livello di tutela. La zona A rappresenta il vero cuore della riserva, dove il livello di tutela è massimo, e interdetta tutte le attività che possono arrecare danno o disturbo all'ambiente marino. In tale zona, individuata in ambiti ridotto, sono consentite in genere unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio poste in essere per il mantenimento dell'integrità dell'area. Nella zona B sono invece consentite diverse attività,
compatibili con la conservazione dell'ambiente, come le immersioni subacquee, la navigazione, la balneazione e la pesca. Tutte queste attività sono opportunamente regolamentate per ridurre al minimo l'impatto antropico. Nella zona C le attività consentite sono più numerose, in quanto il grado di tolleranza dell'impatto sull'ambiente è maggiore. Ma anche in questa zona le attività previste vengono puntualmente regolamentate. Grazie per le informazioni. Grazie Federico per i tuoi consigli. Vi ricordiamo che per ogni necessità è sempre attivo il numero blu 1530, gratuito da telefono fisso e cellulare, oppure il numero unico di emergenza 112. Dalla Guardia Costiera per questo weekend è tutto. Arrivederci alla prossima settimana, sempre con Mare Sicuro. E ricordiamo che potete rivedere tutte le puntate di Mare Sicuro il sabato al termine delle edizioni del TLS Giornale. Gli attacchi del lupo, le scorribande dei cinghiali e dei caprioli, le continue incursioni della fauna selvatica mettono sempre più a rischio la sopravvivenza delle imprese agricole locali ormai esasperate. A denunciarlo Coldiretti Liguria nel rilevare che le segnalazioni di attacchi da parte della fauna selvatica in Liguria non accennano ad arrestarsi e sempre più frequenti sono gli avvistamenti, soprattutto di ungulati, nei centri abitati. E domani pomeriggio alle 18.30 presso lo studio Ricci Arte Contemporanea sarà inaugurata la mostra Immagine dei luoghi e formazioni dell'identità del territorio, prima personale a Carrara del fotografo Enrico Amici. E lo scrittore e musicista spezzino Andrea Campanella presenta il suo ultimo lavoro, un romanzo a fumetti ambientato negli anni 50 con tanti collegamenti alla situazione attuale. Vediamo il nostro servizio, le immagini sono di Sergio Diofili. In uscita nelle librerie l'ultimo lavoro di Andrea Campanella, un romanzo a fumetti che ambientato nel dopoguerra, che parla di emigrazione, di sport e che ha anche un collegamento curioso con la nostra città perché hai citato lo Spezia Calcio. Sì, è ambientato nel dopoguerra, è la storia di una famiglia, che fratello e sorella, che vedono morire il padre in un incidente ferroviario, una delle tante morti bianche che c'erano anche all'epoca, la storia di un immigrato italiano, un fornaio, e un sindacalista che indaga su questa morte poco chiara e un commissario che lo affiancherà per indagare su questa vicenda. Sì, c'è anche un fatto sportivo perché questo fornaio italiano ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, quindi ha fatto la resistenza e aveva partecipato al famoso incontro tra lo Spezia e il Torino a Milano, quindi insomma sì, ci sono anche, perché tra gli amori, diciamo così, del fratello più piccolo della famiglia, gli amori sono due, insomma il cinema e il calcio, e anche perché siamo nel 50 e siamo alla vigilia del mondiale brasiliano, insomma. Precarietà nel mondo del lavoro, una certa instabilità politica, insomma ci sono tanti collegamenti anche con la situazione attuale. Sì, e la storia si ripete in quelli... A me piace molto indagare la storia perché insegna tanto. In quegli anni eravamo noi ad andare in Brasile, in Argentina, tantissimi italiani nel dopoguerra sono partiti e anche il titolo Senza paura, una canzone di Vinicio De Moraes, è anche proprio in questo senso, cioè noi viviamo in un clima di paura indotta, credo, ed è anche normale che ci siano forze politiche che in qualche modo lavorano su questa paura, e la paura si sconfigge tutti insieme, come fanno i miei protagonisti di questa storia, insieme superano e vincono la paura. Volevo dire una cosa, che il disegnatore di questa storia è un giovane talento brasiliano, si chiama Anthony Mazza,
e che io sono stato chiamato da il direttore della casa editrice Oblomov, che è Igort, in questi giorni è a Venezia col film 5 il numero perfetto, che ci ha chiamato e abbiamo scritto questa storia insieme e altre storie poi anche per la rivista Linus. E quindi sì, insomma, questi sono temi che secondo me vanno trattati soprattutto anche in momenti come questi, insomma. E dopo il successo della degustazione dei prodotti tipici del territorio destinato al turismo nautico di lunedì scorso allo showroom Cambusa nella Galleria 14 del Porto Mirabello, domani 31 agosto si replica dalle 12 alle 20. Si potranno degustare l'olio extravergine delle colline di Follo, i panigacci di Podenzana, la marocca di Casola e il vermentino dei colli di Luni, prodotti dalle aziende aderenti al progetto Interreg Cambusa. E apriamo la pagina sportiva parlando di Spezia Calcio. Domani debutto casalingo in campionato per le Aquile, che alle 18 affronteranno al Picco il Crotone. Ascoltiamo le parole di mister italiano alla vigilia del match. Le immagini sono di Sergio Diofili. Lo Spezia si prepara all'esordio casalingo contro il Crotone, forte della roboante vittoria di 7 giorni fa a Cittadella, con la consapevolezza di trovare di fronte una compagine che non ha sfigurato in questo inizio di stagione, nonostante il pareggio all'esordio. Nella prima di campionato ha pareggiato, era un derby, una partita particolare, però è una squadra molto temibile, attua questo 3-5-2 molto offensivo, con questi quinti che vanno sempre a chiudere l'azione da una parte all'altra, sono molto offensivi quando hanno la palla, quindi molta attenzione da questo punto di vista. Però con il Crotone e le Aquile, nelle immagini impegnati nell'ultima apparizione al Picco contro la Pro Patria, disputarono l'ultima partita della stagione regolare dello scorso campionato. Fu 2-0 per lo Spezia con i gol di Galabinov e Bidawi. Inoltre i calabresi non fanno gol allo Spezia da ben 348 minuti, con l'ultima rete firmata su rigore da Stoia nel match vinto dai rossoblù al Picco nel 2015. Da qui la volontà del tecnico Aquilotto di non sfigurare davanti al pubblico amico. Sfruttare tutte le nostre qualità e cercare di far bella figura nella prima gara di campionato davanti ai nostri tifosi. Ci teniamo tantissimo a ben figurare e a confermarci, perché la vittoria di Cittadella va valorizzata e va cercata di dare continuità per quanto riguarda un risultato positivo. Nessun problema di formazione con Italiano, che dovrebbe schierare fin dall'inizio lo stesso 11 vittorioso a Cittadella. Per quanto riguarda il Crotone, sarà privo degli infortunati Curado e Nalini, ma soprattutto dell'esperto centrale difensivo Spolli. Per il tecnico Stroppa, ex di turno, già sconfitto in 3 occasioni su 3 al Picco da mister avversario, la consapevolezza di affrontare una squadra collaudata e in salute. Diciamo che lo Spezia Cittadella ha fatto cose ottime, ha meritato la vittoria, ma ha anche rischiato di perdere. Come poi succede spesso in queste partite, in qualsiasi partita di questo campionato. Ha evidenziato dei valori importanti, mi sembra che con il cambio dell'allenatore bene o male la squadra è rimasta la stessa, ma non è cambiato poco o niente. È una squadra propositiva che sa palleggiare, che sa giocare, che ti può mettere in difficoltà in maniera molto semplice. Ha giocatori di gamba davanti, giocatori anche fisici, di personalità, quindi niente di nuovo, e con tutti gli accorgimenti per andarla ad affrontare. E dal calcio al ciclismo, seguendo gli sviluppi del Giro della Lunigiana, dove il tedesco Brenner mantiene la testa della classifica. Oggi 2 semitappe, al mattino una frazione dedicata ai velocisti, al pomeriggio la cronoscalata di Monte Marcello. Vediamo il servizio di Sergio Diofili. Dopo lo spettacolare avvio proposto nel finale della tappa spezzina da 2 dei grandi favoriti della corsa, il tedesco Marco Brenner e il lombardo Andrea Piccoli, il 44esimo giro della Lunigiana propone la seconda giornata con 2 semitappe. Al mattino quella riservata ai velocisti da Aulla a Castelnuovo Magra alla Miniera, nel pomeriggio la cronoscalata da Bocca di Magra a Monte Marcello. Primo vincitore di giornata è il 17enne emiliano, che corre per la squadra della Lombardia, Francesco Calì, che ha regolato il gruppo confermando le previsioni di un arrivo a ranghi compatti.
per il vincitore secondo successo stagionale, mentre cambia il leader della classifica generale con la maglia verde sulle spalle di Andrea Piccolo per i migliori piazzamenti rispetto al tedesco Marco Brenner. Nel pomeriggio però il Giro ritorna a parlare tedesco, con Marco Brenner che conquista la sua seconda tappa in questa edizione del Giro della Lunigiana, vincendo la cronoscalata di Monte Marcello di 4,5 km. Il corridore 17enne ha coperto la distanza in 9 primi e 51 secondi, preceduto da Antonio Tiberi della Toscana in 10,13 e Andrea Piccolo della Lombardia in 10,16. Domani, nella tappa della terza giornata, casette, Marco Brenner, che oggi si è aggiudicato anche il Memoria Vanello, ripartirà con la maglia verde e con un vantaggio di 25 secondi su Piccolo. Ancora sport, perché il Volley Lunezia presenta i suoi nuovi acquisti. Nel servizio di Andrea Catalani, il profilo delle nuove giocatrici. Tra le novità, anche se a chiamarla così verrebbe da ridere quasi quasi, pensa te, per quanto riguarda questo Lunezia 2019-20, c'è una certa Raffaella Buccelli, ripeto, pensate voi. Sì, effettivamente da quando sono venuta a Spezia, perché appunto sono di Rimini, sono qua da 6 anni, sono sempre stata ospite della società del Lunezia Volley Team prima e Lunezia poi. Ho preso solo una piccola pausa l'anno scorso andando a giocare all'Autorev Spezia, quindi comunque sempre derby, e quest'anno torno a casa mia, perché qua mi sento sempre a casa, e quindi torno a giocare a Lunezia, vediamo se riesco a dare una mano. Rebecca, la vogliamo presentare, chi è questa Zanini, che è uno dei rinforzi, forse persino il principale del Lunezia, che si appresta alla nuova stagione pallavolistica? Allora, l'anno scorso ho giocato in Serie D al Vivi Quercioli a Massa, l'anno prima invece sono andata un anno fuori vicino a Varese nel Volley Urago, dove ho fatto sia Serie D che B2 e sono cresciuta, diciamo, nel Val di Magra Volley e successivamente per Under 16 e Under 18 al CPO Ortonovo. Ruolo? Ruolo ho fatto sia banda che opposto. Tra i rinforzi del Lunezia edizione 2019-20 c'è anche questa Giorgia Lazzarini. Chi è costei? Allora, sono Giorgia Lazzarini e ho iniziato a giocare a pallavolo con la Carrarese Volley CPO, poi sono andata a Spezia nell'Autorev, dove ho giocato una Serie C con la squadra che adesso è promossa in B2, e quindi niente, sono molto contenta di ciò. Adesso ho cambiato, sono appunto qua a Sarzana, a Lunezia, e la squadra sembra buona, mi sono trovata subito bene, quindi spero di fare un gran anno, ovviamente come supporto, come seconda palleggiatrice alla Alessia. Sono tornata da un anno fuori casa, ho giocato in categoria Serie C al Volley Academy Modena, quest'anno sono di ritorno e contentissima vista la precedente annata fatta con le ragazze, quindi spero in una bella esperienza, in un bel anno e spero il meglio, diciamo. E come sempre in conclusione di telegiornale veniamo alle previsioni meteo per la giornata di domani. Cielo sereno con velature al mattino, al pomeriggio soleggiato, con temperature che oscilleranno da una minima di 23 gradi ad una massima di 31. Umidità su valori medi, venti da deboli a moderati, mare poco mosso. Ed era davvero questa l'ultima notizia, a voi tutti l'augurio di una buona serata.